Le lunghe attese per la diagnostica e le piccole operazioni nelle strutture pubbliche creano disagi nei pazienti. Ecco perché il poliambulatorio della Rosa Prati, con sede a Cremona, ha scelto di ampliare i suoi spazi e servizi. Noi a Parma visitiamo tantissimi pazienti che vengono a Cremona, quindi abbiamo deciso diversi anni fa di aprire un'azienda qui, un ambulatorio qui a Cremona, che devo dire che questi anni è sempre molto cresciuto ed è stato molto attrattivo per tutti i pazienti del Cremona di provincia. Questo ci riempie d'orgoglio e quindi abbiamo deciso di ampliare l'offerta. Abbiamo investito in tecnologie, abbiamo la nostra letto operato, una microsala operatoria che poi in realtà è un ambulatorio chirurgico, abbiamo la MOC per lo studio delle ossa. Però siamo disponibili ad incrementare l'offerta, soprattutto in ambito diagnostico. Inaugurato l'ampliamento necessario secondo le richieste specialistiche sempre in aumento, dalla MOC all'elettrofisiologia, poi elettroterapia e poi ancora una piccola sala per operazioni. Abbiamo già operato 9 persone con degli interventi ovviamente piccoli, sono dalle cisti ai lipomi, alle piccole interruzioni di vene, come dei piccoli angiomini cutanei. Molto è anche dato alla dermatologia, perché a qualche volta delle piccole lesioni dermatologiche ci sono, ma speriamo che venga utilizzato anche dalla ginecologia per dei piccoli interventi anche endocavitari, oppure per la chirurgia ortopedica, per il tunnel carpale o altre cose di carattere più superficiale, più semplice. Piccole operazioni come quella di un angioma sulla testa di un 12enne. È stato trattato tranquillamente in un quarto d'ora, se n'è andato a casa, dopo che molti gli avevano previsto delle cose pazzesche, è stata una cosa molto semplice che abbiamo valutato si potesse fare, tant'è vero che è andato benissimo, senza nessun problema.